Pietro, oggi abbiamo una sfilza di appuntamenti, volevo leggerne alcuni, però come possono vedere i nostri telespettatori io ho tre pagine, non vorrei penalizzare il tuo intervento. Ad ogni modo le cose più interessanti, i primi sul motore ha terminato l'aumento di capitale, Seat pagine gialle ci sarà il CDA, CDA anche per i grandi viaggi, Iren assemblea ordinaria, poi per Roma ci sono un sacco di commissioni difesa, interrogazione sul futuro di Selex Electronic, questo è da seguire per vedere Finmeccanica. AB inizia Basilea 3 2013, terminerà domani, all'Italia conferenza stampa, insomma io invito tutti i nostri telespettatori ad andare sul sito www.milanofinanza.it a trovare il dettaglio di quello che succederà oggi e magari anche gli approfondimenti. Pietro! Sì, Emeric, io i due eventi che seguirei con maggiore attenzione sono sul mercato locale, la sentenza che riguarda Mediaset sull'Odo Mondadori, quindi credo che tutti i trader intraday oggi hanno aperto il grafico di Mediaset. Oltretutto se riesce spostando si vede anche una cosa piuttosto sui generis, nel senso che tutti eravamo pronti a entrare sul primo segnale di forza, ma se vedi alle 9.13 i prezzi hanno fatto 60 in pochi secondi e quindi hanno spiazzato tutti, almeno me. Allora, guarda un attimo, aspetta che l'andiamo a prendere subito. Io ho un time frame, dovrei avere un time frame di 15 minuti che va bene lo stesso. Allora, in apertura, proprio già ieri sera intorno alle 16 aveva rotto una pseudo resistenza accelerata al rialzo da 2,5 a 2,60, però questa mattina effettivamente c'è stata un'apertura, io non ho seguito l'apertura di Mediaset, tu mi dicevi che cosa è successo? Io l'ho seguita, ti dico che ha considerato i primi 12 minuti e poi è partita alle 9.13 con una forza che insomma non è riuscita di fatto a servire me e credo tanti altri, nel senso è partita talmente veloce che il book si è svuotato e ha fatto quasi 60 tick in pochi secondi, quindi il classico esempio dove fra dire il fare certamente il male, nel senso che il grafico è bello, proprio quando ci andavi a provare a entrare con denaro reale non riuscivi a essere eseguito, certo, di una estrema volatilità e anche una bassa liquidità in me che insomma ci ha tagliato fuori. Senti, mi hai detto che oltre Mediaset cos'è che segui con particolare? L'Eurogruppo, nel senso che adesso si sono riuniti per due giorni a Bruxelles i principali capi di Stato e secondo me da lì possono venire fuori indicazioni interessanti soprattutto sul settore bancario che rimarrà l'osservato speciale soprattutto per chi fa trading intraday, perché anche qui regala movimenti, diversi titoli come MPS, Popolare Emilia Romagna regalano movimenti estremamente repentini nell'intraday che favoriscono chi ama stare in posizione pochi minuti o poche ore, quindi grande opportunità per chi ha questo orizzonte temporale invece un po' più da trattare con le pinze per chi vuole fare posizione, perché è un po' difficile portarle avanti per settimane o mesi in quanto gli scenari si alternano con grande rapidità e c'è il rischio di rimanere col cerino acceso in mano, quindi titoli più consigliati a chi ha la capacità di monitorare minuto per minuto la posizione piuttosto che per chi ama tenerli in portafoglio per diversi giorni o mesi. Per quanto riguarda invece gli altri titoli, 30 secondi? Sì, secondo me interessanti Mediaset, l'abbiamo detto, Telecom, Fiat e Tenaris che mostrano un incremento di forza relativa e quindi potrebbero sopraffermare l'indice nelle prossime sedute. Va bene, allora Pietro ti ringrazio per essere stato con noi, vedremo insomma cosa succederà nel corso della seduta e grazie mille Pietro. Grazie a te, buona giornata.